Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. In apertura di questo telegiornale ci occupiamo di Porto di Salerno e di opere pubbliche, perché i lavori di dragaggio dei fondali del porto e il completamento delle gallerie di Porta Ovest sono opere di fondamentale importanza per lo sviluppo economico di Salerno, ma che per varie ragioni però sono ferme al palo. Si continua a discutere senza però arrivare ad una soluzione definitiva. Il primo servizio di oggi. Il dragaggio dei fondali, ma anche il completamento delle gallerie di Porta Ovest, due opere di indifferibile importanza e che per varie ragioni sono da tempo ferme al palo in attesa di interventi dall'alto. Se ne discute da tempo, ieri un nuovo summit, senza però arrivare ad una conclusione, senza in particolare fissare una deadline, un limite oltre il quale non andare. Della serie buone intenzioni ma pochi fatti concreti, si resta in attesa di buone notizie, perché le gallerie di Porta Ovest, dopo tutte le disavventure che hanno interessato la Technis, rischiano seriamente di rimanere semplicemente dei pericolosi ed inutili trafori nella montagna, mentre la stazione marittima, senza un necessario e fondamentale dragaggio dei fondali, è sempre più location per iniziative e convegni e sempre meno stazione marittima. Intanto, sul piano politico-istituzionale, si è convenuto di istituire un coordinamento permanente attraverso il quale monitorare lo stato dell'arte dei progetti e condividere ogni iniziativa che si rendesse utile per accelerare i tempi di realizzazione degli interventi previsti. In particolare, il Comune di Salerno convocherà la prima riunione al fine di interloquire con il Ministero dell'Ambiente in merito al provvedimento autorizzativo propedeutico all'avvio del dragaggio dei fondali. Come da noi anticipato, i tempi per le operazioni saranno particolarmente lunghi e nelle more si procederà, come confermato dal presidente Spirito e dal segretario Messineo, a lavori di sagomatura dei fondali, in pratica un escavo di pochi centimetri che permetterà quantomeno l'attracco di navi di media grandezza. Assolutamente, noi abbiamo bisogno che la comunità salernitana, come sempre dimostrato in questi anni, sia forte e compatta a rappresentare le esigenze di sviluppo del nostro territorio in tutte le sedi. È chiaro che purtroppo, magari a Roma, i ministeri, i porti sono tanti, i problemi sono tanti e invece noi abbiamo bisogno che l'attenzione sui nostri cantieri, sulle autorizzazioni che servono a sbloccare i nostri lavori, a partire da quello del dragaggio, sia sempre massima. E in questo senso, quindi, continuare ad apparire come una comunità portuale forte che mette insieme le istituzioni, gli operatori privati, i lavoratori, può rappresentare una differenza e può indurre questi nostri interlocutori a non, tra virgolette, perdere neanche un giorno di tempo per andare avanti con tutte le nostre Come si attività. risolverà il problema di Porta Ovest? Il problema di Porta Ovest resta sicuramente quello più difficile all'attenzione dell'autorità di sistema portuale. Le condizioni di crisi dell'impresa purtroppo sono ormai note da molti mesi e in questo senso i tempi di recupero della gestione commissariale non sono brevi. E delle ultime settimane, degli ultimi giorni, l'annuncio da parte del commissario straordinario Ruperto dell'impresa di vendita del cantiere Porta Ovest. Il problema è che i tempi di vendita non sono così rapidi e nel frattempo quindi il commissario ci ha anche preannunciato informalmente che intende affittare il ramo d'azienda ad altre imprese che possono essere più veloci ad andare avanti. Questo non significa che noi ci sentiamo tranquilli. Purtroppo la preoccupazione è tanta perché i ritardi enormi che si sono accumulati non possono essere in qualche modo risolti con un tocco di bacchetta magica. Ma in questo senso l'impegno è massimo e quindi insieme anche a tutti i funzionari coinvolti, al RUP e alle altre istituzioni, in particolare il Ministero delle Infrastrutture, continuiamo a stare col fiato addosso all'impresa e faremo di tutto per portare avanti la realizzazione di quest'opera. E a proposito di porto e di opportunità, presto saranno istituite in Campania le zone economiche speciali che offriranno grandi opportunità alle imprese che intenderanno collocarsi nelle aree retroportuali previste. A discuterne questa mattina il ministro De Vincenti in un convegno che si è tenuto alla Camera di Commercio di Salerno.
Un provvedimento atteso da tempo, considerato un autentico volano per l'economia. Parliamo delle ZES, le zone economiche speciali, che vengono solitamente create per attrarre maggiori investimenti stranieri e che, nello specifico in Campania, saranno predisposte nelle aree retroportuali di Napoli e Salerno. Numerosi i benefici economici previsti, il primo riguarda la riduzione delle tasse, ma anche il costo del lavoro. In una free zone la detassazione, ad esempio, consente l'ingresso di nuove imprese che produrranno di conseguenza nuove assunzioni con regimi fiscali diversi. Discuteremo anche di questo oggi insieme a tutte le altre misure comunitarie, regionali e nazionali che sono state messe in campo negli ultimi mesi qui nel nostro territorio per rilanciare l'economia. Quello delle zone economiche speciale è sicuramente lo strumento privilegiato che in Italia è stato utilizzato per nulla finora, ma che invece ha prodotto risultati straordinari in tanti altri posti del mondo e soprattutto in Europa. Pensiamo alla Polonia, che è diventata una best practices nel nostro continente, con addirittura 14 zone economiche speciali, 1300 imprese italiane che investono in Polonia, 96.000 lavoratori dipendenti. Insomma, è uno strumento che ha portato risultati straordinari. Finalmente anche in Italia se ne discute, il governo nazionale è riuscito a contrattare con la Commissione Europea l'istituzione di questo strumento, di queste zone economiche speciali, e la Regione Campania è in prima linea per la concretizzazione pratica. Sarà probabilmente la prima regione che ne beneficerà, individuando nelle zone retroportuali di Salerno e di Napoli le zone privilegiate per poter creare delle aree di investimento con tassazione agevolata, con misure fiscali di incentivazione straordinaria, tagli dell'IRAP, dell'IRES, dell'IMU, dell'Atari, sgravi fiscali sul lavoro dipendente, a condizione però che le imprese restino almeno 7 anni, secondo le ultime modifiche legislative, nel nostro territorio e che assumano il 95% della forza lavoro per lavoratori che risiedono nella nostra regione. Proveranno a fare sistema con la politica e le istituzioni anche gli ordini professionali, in particolare quello dei dottori commercialisti, cui spetterà il compito di informare le imprese sulle straordinarie opportunità rappresentate dall'insediamento di un'attività commerciale in una ZES. Il compito dei dottori commercialisti sarà proprio questo, a partire dalle ZES, che dovrebbe interessare la zona di Salerno e tutta la zona retrossante. Probabilmente arriveremo in fondo fino a Bracigliano. È un'opportunità sicuramente straordinaria. Noi vogliamo essere attori dell'economia, per cui insieme alle ZES e agli altri progetti che ha messo in campo la Regione sicuramente ci faremo portavoce rispetto alla popolazione, ma metteremo in campo tutta una serie di strategie per creare produttività sul territorio, cioè per impedire che i nostri ragazzi se ne possano andare. E le ZES, le zone economiche speciali, non faranno altro che dare un ulteriore impulso all'economia campana, che secondo i recenti dati Istat e della Banca d'Italia cresce molto più che nelle altre regioni. Segnali positivi dunque che inducono all'ottimismo anche il presidente di Confindustria Salerno, Andrea Prete. Noi veniamo da questi benedetti 8 anni di crisi, è come se fossimo usciti da una guerra. Ovviamente quando c'è una ripresa al termine della guerra c'è chi parte prima, chi parte dopo, non è purtroppo omogenea la crescita, nel senso che non tocca a tutti immediatamente, però se comincia a tirare l'economia, piano piano i risultati poi a cascata arrivano su tutti. Noi abbiamo visto delle graduatorie recentemente del Sole riguardo alla nostra provincia molto deludenti, però io qualche osservazione la farei, perché come ho già avuto modo di dire, quando uno dei valori negativi che viene preso in esame è quello delle pensioni, che sono molto basse, ma riguardano l'economia di un tempo, perché stiamo facendo la valutazione su quel che è stato. Se vediamo alcuni dati che riguardano per esempio le start-up piuttosto che la banda larga che ci vede tra le prime 30 province d'Italia, allora vuol dire che per le cose prospettiche dei segnali ci sono. Ovviamente non è il voler trovare per forza il lato buono, però io dico nelle valutazioni dobbiamo essere sempre molto oggettivi. Oggi noi abbiamo tanti strumenti a disposizione delle imprese, e le imprese stanno rispondendo, perché per ogni strumento che è stato messo in campo noi abbiamo che le domande sono maggiori di quelle che sono le possibilità offerte dagli incentivi messi a disposizione. Pensiamo alle aree di crisi non complesse, come possiamo pensare alle aree di crisi complesse, alla decontribuzione, alla ZES che prossimamente dovrebbe entrare
diciamo, in campo. Per cui stiamo risalendo una china, ci sono settori che stanno reagendo assolutamente meglio, io penso all'agroindustria, penso anche alle imprese che esportano, penso al turismo che ha dato risultati indiscutibilmente i migliori di sempre negli ultimi 2 anni. E ovviamente ci sono ancora delle sacche di situazioni che non rispondono con la stessa celerità alla ripresa. E veniamo ora alla cronaca. Gli agenti della Polizia di Stato delle sezioni volanti della Questura di Salerno hanno tratto in arresto nella serata di ieri un trentenne salernitano, IM, queste le iniziali, per il reato di cessione di sostanza stupefacente. Il giovane, con precedenti specifici in materia di stupefacenti, è stato colto in flagranza di reato in una strada del quartiere Carmine, mentre cedeva la sostanza ad un giovane tossico dipendente. Gli agenti in servizio in zona hanno notato il comportamento sospetto dei due, i quali alla vista degli operatori hanno provato anche a fuggire. Entrambi però sono stati prontamente raggiunti e identificati. Lo spacciatore, bloccato dagli agenti, è stato sottoposto a perquisizione personale, in seguito alla quale è stato trovato in possesso di 9 dosi di cocaina ed eroina, oltre a circa 500 euro in contanti occultati all'interno degli abiti. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'acquirente, un giovane salernitano 35enne, CG, queste le sue iniziali, è stato deferito all'autorità amministrativa competente come assuntore di sostanze stupefacenti. Ed ora ci occupiamo ancora di imprenditoria in sofferenza, perché una beffa autentica si è consumata a danno di imprenditori di Capaccio, in attesa da tempo di contributi promessi dalla Regione Campania dopo l'alluvione che li colpì nel 2015. Quei finanziamenti non arriveranno mai per negligenza delle istituzioni locali. Sentiamo perché in questo servizio. Nessun risarcimento per gli ingenti danni subiti nell'alluvione del 2015 a Capaccio Pestum. 211 in tutto gli imprenditori agricoli che ne avevano avanzato richiesta, i quali non solo resteranno a mani vuote, ma dovranno ingoiare il rospo di una negligenza clamorosa da parte dell'ente comunale. A comunicare la mala notizia nero su bianco è stata la Regione Campania, in risposta ad una specifica nota inoltrata dalla locale associazione Difesa del Territorio, richiedente spiegazioni sul perché non fossero stati ancora effettuati i dovuti sopralluoghi tecnici relativi all'alluvione causata nel gennaio del 2015 dalla tracimazione del fiume Sele. La Regione, infatti, ha reso noto che i sopralluoghi non si sono mai svolti e mai si svolgeranno, perché il Comune di Capaccio Pestum non ha inoltrato le pratiche di risarcimento dei danni entro 10 giorni dalla data della calamità naturale, come previsto dalla direttiva regionale, ma bensì solo dopo 16 mesi. Circostanza che ha causato la conseguenziale archiviazione di tutte le istanze, come si legge nella nota di archiviazione inviata all'ente civico dalla Regione Campania addirittura il 17 maggio dell'anno scorso. Una nota della quale però gli agricoltori capaccesi non sono stati mai informati ed ora sono sul piede di guerra annunciando azioni legali contro il Comune. I danni complessivi causati a famiglie ed aziende agricole, zootecniche, florovivaistiche e proprietari terrieri dall'esondazione del Sele del 30 e 31 gennaio 2015 ammontarono ufficialmente a circa 6 milioni di euro. Il consigliere comunale di Salerno Giampaolo Lambiase solleva dei dubbi sul nuovo progetto di cablaggio che riguarderà la città di Salerno. Dopo King Com si avviano nuovi lavori, e questa volta con la Open Fiber. Sentiamo. Fornire al Mezzogiorno le più moderne infrastrutture a fibre ottiche e servizi avanzati su IP. Questo è l'obiettivo di Kingcom, che 15 anni fa programmò per la città di Salerno investimenti per circa 100 miliardi di lire, oltre al cablaggio, per realizzare un centro servizi per potenziare i collegamenti in fibra ottica. Un annuncio fatto con grande enfasi per rimarcare l'avvio dei lavori per la banda larga in città, affinché poi Salerno diventasse la città più cablata d'Italia. Ma 15 anni dopo arriva un altro annuncio. Salerno
1 ad ultra velocità con la banda ultra larga. Open Fiber ha siglato la convenzione con il Comune di Salerno, che garantirà ai cittadini una connessione ultra rapida, sicura ed efficiente attraverso un'infrastruttura interamente in fibra ottica. A fare una serie di considerazioni ed a porsi una serie di interrogativi è il consigliere comunale dell'opposizione Giampaolo Lambiase, che rammentando che Kingcom Telecomunicazioni, che ha realizzato 3 anelli cittadini servendo quasi tutte le utenze salernitane tranne le frazioni periferiche, durante la fase di completamento dei lavori a dicembre 2003 è stata messa in liquidazione. Il nuovo piano dell'azienda Open Fiber ora prevede il cablaggio di 44.000 unità immobiliari tra famiglie ed aziende del comune campano attraverso 26.000 km di fibra realizzati entro 18 mesi dall'avvio dei lavori con un investimento di 15 milioni di euro. Da notizie acquisite, scrive il consigliere Lambiase, sembra che i lavori da eseguire, le fibre ottiche da posare nel sottosuolo, toccheranno le stesse aree già servite dalla Kingcom poi fallita. La rete di fibre ottiche già posata è oggi inutilizzata. Perché la giunta comunale ha affidato direttamente senza indagine di mercato gara pubblica all'Open Fiber la realizzazione di una nuova rete di fibre ottiche sul territorio cittadino? Se si esamina la convenzione approvata tra Comune di Salerno e l'Open Fiber, sembra che ci sia un ritorno per l'ente pubblico, l'allacciamento alla rete cablata delle sedi degli uffici comunali. Chi ha valutato che questo è il massimo che il Comune può ottenere da un'operazione così economicamente vantaggiosa per l'Open Fiber? Si potrebbe richiedere ancora l'ampliamento della rete alle frazioni alte oppure l'allacciamento della fibra ottica anche alle scuole pubbliche? Sono questi diversi gli interrogativi di Giampaolo Lambiase, che non manca di rilevare anche che l'Open Fiber, nata nel 2016, è una società sponsorizzata dal governo Renzi, che avrebbe dovuto posare la fibra ottica sul territorio nazionale e trasportare l'Italia intera nell'era digitale. L'Open Fiber sta facendo incetta di fondi pubblici predisposti per cablare anche i comuni più piccoli, dove altri operatori potrebbero non avere interesse a farlo con fondi propri. La scorsa notte a Battipaglia, intorno alle 3, nel piazzale del complesso residenziale CET di via Monsignor Aniello Vicinanza, per cause ancora in fase di accertamento, si è sviluppato un incendio che ha interessato una vettura in uso ad un 53enne del posto. Le fiamme, sprigionatesi da una Peugeot 306, si sono propagate, così come riferito da alcuni testimoni, alle autovetture parcheggiate accanto e in uso ai residenti del posto. Sono intervenuti i carabinieri di Battipaglia, i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme che hanno completamente distrutto tutti i veicoli ad eccezione di una leggermente danneggiata. A causa della mancanza di indizi non è stato ancora possibile stabilire la natura dell'incendio, verosimilmente riconducibile alle pessime condizioni di manutenzione della Peugeot, un modello alimentato a benzina con quasi 20 anni di vita. Gli inquirenti però non escludono alcuna pista. Il finanziamento di 2,5 milioni di euro concesso dalla Regione Campania per la bonifica e messa in sicurezza della discarica di Cannetiello permetterà al Comune di Cava dei Tirreni di spendere questa cifra, che in un primo momento doveva essere coperta dal bilancio comunale, per altri importanti interventi. Sentiamo. Il finanziamento di 2,5 milioni di euro concesso dalla Regione Campania per la bonifica e messa in sicurezza dell'ex discarica di Cannetiello permetterà al Comune di Cava dei Tirreni di spendere tale cifra, che in un primo momento doveva essere coperta dal bilancio comunale, per altri importanti interventi. Stamane il sindaco Servalli insieme all'assessore al bilancio Adolfo Salzano hanno tenuto una conferenza stampa per illustrare dove saranno dirottati tali fondi alla luce del finanziamento ottenuto da Palazzo Santa Lucia. L'intervento di ripristino ambientale e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica, considerato una vera e propria bomba ecologica, dovrebbe partire nelle prossime settimane. È doveroso da parte mia un ringraziamento al presidente De Luca, perché attraverso questo finanziamento di 2,4 milioni euro della discarica di Cannetiello ci ha consentito di alleggerire intanto la posizione debitoria dell'ente. Purtroppo noi periodicamente, è successo anche di recente, ci è arrivato questa ulteriore tegola relativa al periodo 2012-2013-2014 di 344.000 euro di debiti nei confronti del consorzio che non erano stati pagati. E quindi noi facciamo veramente salti mortali e ci stiamo riuscendo, grazie al buon lavoro dell'assessore Salzano e tutta la struttura, per tenere i conti in equilibrio del nostro ente,
e in questo senso questo finanziamento è stato prezioso, perché la discarica di Cannetiello, che è un intervento atteso da anni nella nostra città, sarà bonificata con il finanziamento regionale e noi utilizzeremo questi 2,4 milioni per andare a coprire dei mutui che già avevamo fatto per una serie di iniziative della nostra città. Quindi risparmio e ovviamente la possibilità di mettere in campo una serie di iniziative importanti per la nostra città. Stiamo facendo un buon lavoro per tenere in tempi veramente difficili i nostri conti in equilibrio e quest'anno probabilmente eviteremo anche, lo stiamo facendo uno sforzo incredibile, per evitare di ricorrere alle anticipazioni sugli anni successivi, che era una delle modalità con le quali si è proceduto per il passato. Inoltre il primo cittadino e l'assessore Salsano hanno approfondito anche altri aspetti della programmazione economica e finanziaria dell'ente metelliano. E continueremo a sfogliare insieme il nostro telegiornale, ma ora è il momento di dare spazio alla regia per la pubblicità, tra poco. Ed andiamo avanti con il nostro telegiornale. Taglio del nastro questa mattina nei locali della stazione marittima di Salerno per In Vino Civitas, il salone del vino dedicato ad approfondimenti culturali e tecnici del mondo del vino. Presenti oltre 50 aziende vitivinicole provenienti da tutta Italia. Sentiamo. Taglio del nastro questa mattina alla stazione marittima per In Vino Civitas, il salone del vino organizzato dall'associazione culturale Criatim, che andrà avanti fino a lunedì alle 18. Presenti all'interno dell'ostrica disegnata da Zaha Hadid 50 che possono essere considerate tra le migliori perle delle produzioni vitivinicole italiane. Ma In Vino Civitas non sarà solo esposizione del vino, tanti momenti anche di incontri e dibattiti culturali attorno al tema del vino, dalla sicurezza alimentare alla sicurezza stradale. Ci sarà domani anche il comandante dei carabinieri per le politiche agricole per parlare di tutela delle coltivazioni, ci sarà un momento di confronto con il mondo degli agronomi e ci sarà soprattutto la promozione del territorio, come è stato ricordato durante il taglio del nastro dall'assessore allo sviluppo del comune di Salerno Roberto De Luca e il presidente del consiglio comunale Alessandro Ferrara. Oggi siamo tra l'altro in una splendida location che già di per sé rappresenta un grande attrattore turistico, ci troviamo nel periodo di luci d'artista, quindi ci sono più elementi che si incrociano e che fanno sì che la nostra città sia sempre di maggiore appeal per i visitatori, quindi credo che chiunque dei tanti turisti che stanno affollando il nostro territorio, la nostra città, sarà sicuramente soddisfatto di quello che la nostra città sta offrendo, la nostra offerta turistica sta proponendo. Tra l'altro lunedì avremo un ulteriore momento di presentazione di altri eventi, di altre manifestazioni che arricchiranno la kermesse di luci d'artista, quindi come dire, cerchiamo davvero di integrare al meglio l'offerta. Come ricordava l'assessore De Luca, Salerno è sotto i riflettori, sotto le luci d'artista. Questa iniziativa si inserisce in un calendario ricchissimo di eventi. Qui oggi le migliori aziende che rappresentano le più prestigiose produzioni vitivinicole italiane e che hanno la possibilità di conoscere Salerno. Certo, quindi la rappresentanza territoriale per noi è molto importante, quindi queste manifestazioni di eccellenza significano per noi portare valore aggiunto. Giustamente, come diceva l'assessore De Luca, non fa altro che rafforzare e rappresentare ancora di più la città di Salerno in manifestazioni importantissime. Una location stupenda, Salerno è in crescita dal punto di vista non solo d'immagine, ma anche e soprattutto di professionalità, e questo può rappresentare per tutti quanti noi un'eccellenza del territorio. Ed In Vino Civitas, che proporrà degustazioni guidate ed anche le migliori produzioni delle eccellenze campane con la collaborazione con l'Associazione Ristoratori di Vietri, tra l'altro i ceramisti di Vietri hanno omaggiato le imprese presenti con dei loro piccoli manufatti di artigianato artistico, sarà anche un'occasione di solidarietà. Presente infatti la sezione italiana dell'Associazione Dislessia, che presenterà le proprie attività, verranno anche venduti dei calici che il cui ricavato sarà poi devoluto in beneficenza. Per noi è una gioia essere qui e dare l'opportunità a chiunque visita il salone anche di informare su quelle che sono le nostre attività e su quello che è il ruolo dell'AID nella provincia di Salerno.
Lutto in città, a Salerno si è spento Gelsomino Pantuliano, lasciando un vuoto incolmabile in quanti lo hanno conosciuto e ad apprezzato. Ad esprimere il suo cordoglio il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli: esprimo il cordoglio mio personale della civica amministrazione a familiari ed amici, scrive in una nota, per la scomparsa di Gelsomino Pantuliano. Nei suoi diversi e numerosi incarichi amministrativi e politici ha dimostrato competenza, passione ed impegno civile al servizio della nostra comunità. Ora voltiamo pagina, è il momento di dare uno sguardo alla nostra rubrica, alla pagina degli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi è in programma il film Gli Sdraiati di Francesca Archibugi con Claudio Bisio e Antonia Truppo. Tre gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Sabato 2 dicembre alle ore 17, inaugurazione della nuova struttura di Agriverde in via San Leonardo, un nuovo spazio per migliorare il verde. Domenica 3 dicembre, Open Day, con un incontro alle ore 10 con un esperto di prodotti fitosanitari. A mezzogiorno, esibizioni acrobatiche di cani di varie razze. Nel pomeriggio alle 16 gli esperti raccontano di giardinaggio, mentre alle ore 18 ci sono le dolcezze dell'orco. Agriverde in via San Leonardo 19, Salerno, www.agriverdesa.it. Primo anniversario del centro commerciale Le Cotoniere di Salerno, sabato 9 dicembre dalle ore 16.30, grande festa con Maxi Torta. Ospiti Roberto Farnesi e Anna Saflonsic, i protagonisti della quarta stagione delle Tre Rose di Eva. Le Cotoniere è il centro commerciale di Salerno con oltre 90 negozi, supermercato, ristoranti ed intrattenimento in via De Greci a Fratte di Salerno. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. E parleremo di sport, di calcio, di Salernitana, di scena a Rigamonti, tra poco dopo la pubblicità, ma intanto guardiamo insieme anche cosa ci riservano le previsioni del tempo. A tra poco. In collaborazione con... Per ristrutturare casa, per i tuoi acquisti importanti, puoi avere bisogno di liquidità. La soluzione è Magliano Group Mutui e Prestiti, l'agenzia specializzata nel settore finanziario e creditizio. Con la cessione del quinto dello stipendio, tutti i dipendenti pubblici e privati, ma anche pensionati, possono ottenere un prestito e inoltre deleghe, fideiussioni, prestiti personali, leasing, mutui in tutta Italia, consolidamento prestiti, servizi immobiliari. Magliano Group, trasparenza, competitività e velocità. Maglianogroup.it. Magliano Group, distributore di credito. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, cieli coperti con nevicate deboli. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. In montagna, cieli coperti con qualche chiocco di neve. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E torniamo ad occuparci di calcio. In Serie D la Cavese ospita il Gragnano. I metelliani cercano un altro successo per provare a superare in classifica il Potenza. Sentiamo. Cavese Gragnano, la prima di due gare consecutive al Simonetta Lamberti di Cavare Tirreni. Domani pomeriggio i bianco-blu avranno l'occasione di prolungare la propria serie positiva. Nella quindicesima giornata del campionato nazionale di Serie D, i metelliani ospiteranno i gragnanesi, squadra di centroclassifica che ha meno della metà dei punti fatti dalla Cavese stessa, ma i gialloblu non vanno sottovalutati, dato che domenica scorsa sono stati abbastanza bravi da imporre il pareggio per 0-0 al Taranto. La partita che la Cavese ha giocato sei giorni fa contro il Fulgor, sebbene sia stata vinta dagli Aquilotti con un gol più degli avversari,
ha insegnato alla squadra di Mister Bitetto che nessun impegno può essere affrontato con supponenza. Salvatore D'Alterio, il capitano Aquilotto, ha sottoscritto in pieno questa tesi. Anche l'ambiente lì che siamo andati lì a Canosa di Puglia, comunque il campo abbastanza duro, l'ambiente, la situazione magari ti fa rilassare un po', e questo non deve succedere perché comunque basta dei cali di concentrazione e rischi di magari riaprire una gara che magari non c'era storia. Appunto, quando ci sono queste partite qua bisogna stare sempre attenti e, perché ci sono, le insidie sono sempre dietro l'angolo. E, niente, ne abbiamo parlato e dobbiamo eliminare. Per fortuna è capitato che comunque siamo riusciti a conquistare i tre punti, che è la cosa più importante, e che non capitano quando magari alla fine possono costare punti importanti. Adesso che siamo arrivati lì a un punto dal Potenza, che si era aperto un campionato, ma noi comunque siamo consapevoli che in ogni gara fino alla fine, che mancano non so 20 partite, non ci dovrà mai essere calo di tensione, altrimenti rischi comunque di buttare al vento tutto il lavoro di buono che è stato fatto. Il Gragnano bisogna affrontarlo con le sue stesse armi, secondo te? Ma noi abbiamo le nostre armi, è normale che loro useranno comunque tutte le capacità agonistiche, fisiche oppure distruttive. Noi dobbiamo fare il nostro gioco solito, non è che al massimo ci dobbiamo magari mettere allo stesso punto di vista agonistico, di concentrazione, questo sì. Però noi dobbiamo fare il nostro gioco e non dobbiamo avere paura di nessuno. Noi cerchiamo di fare la nostra partita con il nostro potenziale, e poi è normale che loro, se si chiudono, dobbiamo essere bravi e anche più rapidi nella via del gol. Non eravamo mai stati così vicini alla squadra che attualmente guida il girone. Come state vivendo questa situazione all'interno dello spogliatoio? Beh, quando si fanno 8 vittorie di seguito è normale, si sta bene, il morale è alto, però allo stesso tempo sappiamo che queste sono le partite più difficili, cioè che uno si può rilassare, può sottovalutare l'avversario, e vede anche comunque il Gragnano andato a Taranto, una squadra ostica, è riuscito a impattare, quindi dobbiamo sapere che comunque tutte partite vanno affrontate con lo spirito giusto e la giusta concentrazione, altrimenti si rischia di fare brutta figura. E derby esterno per la Nocerina, che sarà di scena a Vallo della Lucania contro la Gelbison. I molossi vanno a caccia di una vittoria in trasferta che manca da troppo tempo. Bene, con quest'ultima notizia si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale. Grazie come sempre per averci scelto. L'appuntamento è rinviato alle prossime edizioni. Arrivederci. Vedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.